Beh, grazie innanzitutto a voi per questo gentile invito. Poi tra nonni, perché anch'io nel mio piccolo sono nonno, è sempre un piacere in qualche modo condividere alcuni elementi di conoscenza, peraltro con persone che sono sensibili e che l'apprezzano. Io, un po' per il ruolo che svolgo, vorrei appunto definire, delineare il mondo, le caratteristiche delle persone, dei nonni sostanzialmente, attraverso appunto i dati statistici. Lo faccio naturalmente con le fonti ufficiali, trattandosi diciamo, per il ruolo che svolgo, la statistica ufficiale è quella a cui inevitabilmente mi aggancio. Cercherò di condividere lo schermo per farvi partecipi di adesso vediamo, perché come sempre poi abbiamo delle cose, condividi, voilà, credo di avercela fatta. Ditemi per favore se vedete qualcosa. Presentazione, voilà, dall'inizio. Ecco, mi confermate che si vede qualcosa? Mi sentite? Sì, si vede, Ah, ok. l'invecchiamento attivo, il ruolo dei nonni in Italia, una lettura Molto bene, molto bene. attraverso. Allora, il messaggio che voglio trasmettere attraverso i dati statistici, in maniera direi spero breve, è proprio quello di vedere che caratteristiche hanno e, se vogliamo, la tesi di fondo è quanto ancora sono vitali. Presentazione, l'invecchiamento attivo, cioè il concetto di invecchiamento attivo, il concetto di invecchiamento demografico e poi tutti gli elementi che in qualche modo caratterizzano questo universo, diciamo, descritti attraverso indicatori di tipo statistico. Cominciamo con le definizioni, cioè cosa si intende per invecchiamento attivo. Ebbene, in genere, per invecchiamento attivo si intende questa, possibilità di dare opportunità attraverso una realtà, che in qualche modo ha caratteristiche multidimensionali, contempla, salute, partecipazione, sicurezza e poi adesso io non sto a leggere, ciò che ovviamente ciascuno di voi può leggere. Comunque è chiaro che, una persona, che invecchia attivamente ha tutta una serie di caratteristiche sia legate all'elemento fisico, sia legate a scelte, e anche dalla partecipazione a quella che è la vita sociale. Allora, dal punto di vista della statistica, come si fa a stabilire dove c'è più o meno invecchiamento attivo? Ebbene, si è inventato un indice, Active Aging Index, cioè un indice, no, come sempre accade in statistica, che mette insieme alcuni indicatori, e qui ne vedete alcuni, su dimensioni diverse. L'occupazione, la partecipazione nella società, la vita indipendente in salute e sicurezza, la capacità e fattori ambientali per l'invecchiamento attivo. Ognuno di questi ha poi una serie di variabili, il tasso di occupazione, la partecipazione al volontariato, qui vedete, sono elencati, non sto a ripeterveli, però è chiaro che mettendo insieme questo tipo di informazioni, quindi in poche parole è come quando, no, si facevano tanti compiti in classe e poi alla fine c'era il voto sulla pagella. Ebbene, qui ciascun ambito territoriale, ciascuna popolazione, sulla base di queste caratteristiche, dei voti ottenuti in queste dimensioni, in queste caratteristiche, arriva poi a stabilire quanto sia maggiormente o meno presente l'invecchiamento attivo. E qui c'è un po' un confronto a livello territoriale. Qui vedete l'orientamento di alcuni principali paesi, si va dalla Svezia, che ha, diciamo, il punteggio espresso in 100 come valore massimo, per capirci, e le linee che vedete sono riferite alle diverse dimensioni, partecipazione sociale, occupazione, vita indipendente, e poi naturalmente in blu i rettangoli definiscono la media. Bene, l'Italia, che vedete più o meno a metà strada, più sulla destra, non è una posizione avanzatissima, diciamo che ci sono paesi, e sono soprattutto i paesi nordici, che quantomeno in base al tipo di indicatori considerati, sembrerebbero essere in una posizione avanzata. E quindi diciamo che il messaggio è: abbiamo della strada da percorrere. Se poi andiamo all'interno del paese e facciamo con lo stesso termometro una misurazione di come stanno le cose da Bolzano alla Sicilia, ebbene, qui vediamo i valori, ma qui vediamo anche